Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di alcuni strumenti, 5 strumenti fotografici che ho quasi sempre con me nella mia borsa. Bentornati quindi sul mio canale e se non l'avete ancora fatto è il momento di iscrivervi così non vi perderete eventuali prossimi video, attivate la campanella e così rimarrete sempre aggiornati. Qui con me ho la mia borsa fotografica con alcuni strumenti che diciamo stazionano fissi nella borsa e andiamoli subito a vedere. Sono diciamo strumenti comuni che però per chi scatta in analogico ma anche in digitale più o meno dovrebbe sempre portarsi insieme alla sua macchina fotografica. Iniziamo con questo che è una piccola pochette di strumenti che contiene tutto il necessario per pulire obiettivi e macchina fotografica. Intanto una pompetta, questo è un kit della Zeiss, ma qualsiasi kit o anche strumenti singoli vanno bene, quindi noi siamo fuori e magari è una giornata ventosa, si impolvera la macchina, abbiamo necessità di pulire le lenti, dobbiamo sempre avere con noi una pompetta. E poi qui la Zeiss fornisce anche delle cartine imbevute bagnate che permettono di pulire molto bene gli obiettivi. Queste sono appunto delle pezzette umidificate. E poi c'è chiaramente un panno in microfibra per pulire l'obiettivo e io vi consiglio di portarne due, uno col quale pulirete le lenti e uno diverso col quale pulirete oculari e altre parti della macchina fotografica, meno che le lenti, in modo da tenere separate e tenere sempre pulito in una confezione tipo questa il panno in microfibra, oppure lo chiudete in una bustina, quelle che si usano per il congelatore. Poi qui c'è il liquido per pulire le lenti, che fa sempre comodo, e un pennellino per appunto spennellare via la polvere eventualmente da obiettivi o macchina fotografica. E qui non c'è nient'altro, questo è un kit, ma come dicevo, non è necessario l'intero kit, oppure potete costruirlo da voi. L'importante è avere queste cose sempre, dentro una borsa fotografica per essere pronti nel momento in cui sarà necessario dover pulire la macchina fotografica per un qualche motivo o l'obiettivo. Poi un altro strumento che ho sempre con me è questa, che è una piccola bolla che metto sulla slitta flash. Questo, soprattutto se scattate sul cavalletto, è molto utile, può essere montata sia verticalmente che orizzontalmente e vi permetterà l'orizzonte corretto. È uno strumento da pochi euro, ma a mio avviso molto molto utile. E l'ho sempre nella borsa insieme ad un altro che è lo scatto flessibile. Ora, non tutte le macchine permettono lo scatto flessibile, ma quelle meccaniche più vecchie e alcune anche digitali sì. Quindi questo, per esempio, le Leica lo permettono sempre. Questo si aggancia sopra e permette di fare pose lunghe senza dover toccare la macchina o ricorrere all'autoscatto di 10 secondi. Questa poi peraltro ha anche la caratteristica, con questo fermo qui voi potete fare anche la posa B, perché una volta pigiata il filo, lo scatto a filo, lo chiudete, questo rimane pigiato e quindi poi quando lo riaprirete scatterà. Molto utile soprattutto con lo scatto sul cavalletto, ma anche se poggerete la macchina da qualche parte, questo è veramente un must have. L'altra cosa che ho sempre con me è
questo è il mio fidato esposimetro Sekonic. Ora voi direte che l'esposimetro lo ha già la macchina, sì, ma la misurazione con uno strumento dedicato, fidatevi, è qualcosa che bisogna avere. Intanto perché questo permette di fare la luce incidente e la luce riflessa, cosa che la macchina non permette. Poi questo permette, questo specifico Sekonic, quindi questo modello, mi permette la misurazione spot da 1 grado a 4 gradi, cosa che non tutte le macchine permettono. Soprattutto quando scatto con un banco ottico ce l'ho sempre con me, o quando scatto con un medio formato, ma anche quando scatto con una comune reflex che ha il suo esposimetro, preferisco utilizzare la misurazione di un Sekonic perché è molto più precisa, mi permette di misurarla sempre, e soprattutto se la macchina magari è una macchina meccanica dove le pile servono solo ad alimentare l'esposimetro, nel momento in cui magari le pile sono esaurite e sono possibilmente anche difficili da cercare, questa qua invece funzionerà, in quanto funziona con una normalissima pila stilo. Le funzioni di questo inoltre permettono anche la media, le misurazioni, più misurazioni e più ISO. Questo è veramente un ottimo strumento. Ovviamente ne esistono di più semplici. L'importante è avere con voi uno strumento separato da quello della macchina, ma ugualmente affidabile, che vi permette una misurazione esterna, soprattutto con la possibilità di fare le due misurazioni, incidente o riflessa. Soprattutto la misurazione incidente, e se farete ritratti, è veramente qualcosa che dovreste considerare. Ovviamente questo può fare anche le misurazioni flash, quindi anche in quel caso là vi fa risparmiare sicuramente del tempo, perché vi dà le giuste coppie se usate i flash. Quindi per me il Sekonic, ma un esposimetro esterno, è qualcosa che generalmente uso sempre, anche se la macchina ha il suo esposimetro interno. Questo come principio. Poi la macchina permette un solo tipo di misurazione, non è sempre precisa. Le misurazioni che fanno, poi soprattutto queste medie, la Matrix, le varie misurazioni, lasciano un po' ogni tanto il tempo che trovano, soprattutto nelle macchine più vecchie, per cui affidarsi a un buon esposimetro esterno vi darà una certezza in più. E poi altra cosa che utilizzo sempre, che mi porto sempre dietro, è la seguente: un rotolo di scotch carta e un pennarello. Perché? Perché quando termino un rullino, io nel contenitore del rullino fotografico etichetto il rullino stesso con la scritta di quando ho scattato il rullino, se è scattato, cioè ovviamente questo mi fa capire che l'ho scattato, a che ISO ho scattato il rullino, la macchina con cui l'ho scattato e la data di scatto. Questo perché magari non svilupperò questo rullino immediatamente, e quando lo andrò a riprendere non mi ricorderò se l'ho scattato al nominale della pellicola o l'ho tirata. Invece le informazioni qui mi permetteranno di capire come ho scattato quel rullino, che tipo di foto sono contenute in quel rullino e tutte le varie informazioni che mi servono quando poi andrò a sviluppare il rullino. Quindi questo, il nastro di scotch e un pennarello per scrivere, sono qualcosa che ho sempre dietro. Inoltre, non ce l'ho sempre, ma ogni tanto sì, ed è anche questo un must have, soprattutto se scattate con macchine un po' vecchie, un po' dipendenti dalle batterie,
è una cosa che qui non ho perché qui non mi serve, ma in genere mi porto ed la prendo subito in quest'altro cassetto ed è questo che è una penna per pulire i contatti. Questa è una piccola penna con una spatolina un po' dura che serve per pulire i contatti elettrici. Questo perché magari le batterie, soprattutto nelle macchine un po' vecchie, magari sono rimaste lì a lungo, magari i contatti hanno bisogno di essere un po' puliti, spazzolati, quindi avere questa piccola penna nel vostro zaino, nella vostra borsa, vi farà risparmiare del tempo e diciamo degli innervosimenti che alcune volte succedono quando mettete le batterie e questa non vuole saperne di svegliarsi la macchina. Quindi anche questa buttatela dentro nella vostra borsa fotografica, male non farà sicuramente. E questo è il materiale, poco materiale, ma che è sempre presente nello zaino e che permane generalmente nello zaino sempre. Non lo tiro fuori mai, sostituisco solo la macchina, le lenti e altre attrezzature che mi devo portare, ma queste cose permangono sempre nella borsa fotografica, è un po' il kit di sopravvivenza, consideriamolo così. Queste sono le mie cose, voi cosa vi portate? Fatemelo sapere qui nei commenti, ci vediamo al prossimo video, non dimenticate di iscrivervi al canale e vi saluto a tutti. Ciao!